Bentornati in studio per gli aggiornamenti di oggi, 23 febbraio 2021. È una donna di 87 anni di Montevago la persona deceduta nelle scorse ore all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Era ricoverata in terapia intensiva, dove era giunta nei giorni scorsi per l'aggravarsi delle proprie condizioni dopo aver contratto il Covid. Nelle scorse ore i casi di contagio in provincia di Agrigento si sono notevolmente ridotte e un altro comune, Menfi, non ha più casi positivi. Limitare la circolazione delle persone per diminuire i contagi da coronavirus. Il governo ha scelto di prorogare fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra le regioni anche in fascia gialla. Nella fascia gialla e in quella arancione si può andare a far visita a parenti e amici una sola volta al giorno e in massimo due persone oltre a figli minori di 14 anni. Si può andare dalle 5 alle 22 sempre rimanendo all'interno della propria regione. Se ci si reca da persone anziane o comunque fragili, gli scienziati suggeriscono di indossare la mascherina all'interno dell'abitazione e mantenere il distanziamento. A pranzo o a cena, stesse regole adottate quando si va al ristorante, massimo 4 o 6 persone al tavolo. Anche in provincia di Agrigento inizia la sfilza di richieste per entrare nell'elenco delle priorità nel programma di vaccinazioni anti-Covid. Tra chi ogni giorno lavora con il timore di restare contagiato dal virus ci sono anche gli operatori delle imprese funebri, non inseriti tra coloro da vaccinare in modo prioritario dopo medici e operatori sanitari. Un appello lo lancia l'Agenzia di Vito e Giuseppe Santannera. Siamo noi a trattare per primi le vittime di Covid negli ospedali, nelle abitazioni e nelle case per anziani, ci dice Vito Santannera. Anche nel nostro settore ci sono stati contagi. È strano che la nostra categoria non sia stata inserita tra quelle da vaccinare con priorità. L'ingegnere Antonino D'Arrigo ha effettuato oggi l'atteso sopralluogo sul viadotto Can Salamone di Sciacca per verificare, così come previsto nell'affidamento, se ci sia la possibilità di un'apertura temporanea dell'infrastruttura a transito limitato, anche attraverso la realizzazione di opere in grado di superare temporaneamente le criticità rilevate. D'Arrigo è lo stesso tecnico che era stato incaricato a suo tempo dall'amministrazione comunale in carica e che aveva fornito elementi ottimistici per una riapertura senso unico alternato. Dobbiamo fare delle prove, ci ha detto il tecnico, entro un paio di mesi saremo in grado di fornire dati più concreti. Al momento è prematuro, ha aggiunto, fare delle previsioni. Una rapina violenta, inaudita, quella avvenuta domenica ad ora di pranzo a Racalmuto. La vittima è un pensionato di 81 anni aggredito da una donna mentre rincasava. L'aggressione è avvenuta alle spalle con colpi di martello al capo. È stato tramortito, trascinato in casa e rapinato del portafoglio contenente 400 euro. È stato poi chiuso in camera da letto, agonizzante. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Canicattì e della stazione di Racalmuto hanno arrestato GG, 42enne badante, ritenuta responsabile dell'efferata rapina. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia, corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp